Presidente Giovannelli, operatori del settore che lamentano un forte calo in questa stagione estiva, i vostri numeri quali sono? Guarda, ho avuto modo di dichiararli già in precedenza. Ovviamente le valutazioni che noi facciamo, tanto per chiarire ulteriormente a chi ama interpretare in maniera univoca le dichiarazioni che vengono fatte durante la stagione, le valutazioni si fanno nel momento in cui vengono chiesti chiarimenti del momento. Quindi tra giugno, luglio e agosto abbiamo valutazioni diverse, certamente auspicavamo a qualcosa di meglio. Diciamo, ribadiamo che giugno c'è stato un problema legato anche al tempo, ma già lì abbiamo capito che l'indotto turistico sarebbe stato abbastanza deludente. Parliamo di una valutazione a carattere nazionale di problematiche legate anche al risparmio delle famiglie che soprattutto quest'anno determinano l'impossibilità rispetto ad altri anni di poter programmare in maniera preventiva le proprie vacanze per scarsità di risorse finanziarie, quindi la difficoltà di certificare un risparmio, quindi l'impossibilità di programmare una vacanza che porta noi a dover lavorare sempre in una formula, in un regime di last minute con tutte le complicanze del caso. Luglio ha avuto momenti di chiaroscuro, come già tutti sanno, abbiamo verificato zone d'ombra della mensilità che registravano addirittura cali del 30 al 40, 45%. Non abbiamo una società di statistica, ma diciamo la verità perché viviamo nel territorio, viviamo a contatto con i nostri colleghi e ci rendiamo conto anche a pelle di quello che c'è intorno a noi. Non vogliamo demonizzare nessuno, collaboriamo in maniera fattiva con la Regione, ringraziamo anche l'assessore Damario per la disponibilità che ci conferisce quando abbiamo bisogno di sottolineare degli elementi importanti sulle strategie da mettere in atto per la nostra regione, che in gran parte abbiamo già condiviso e messo in atto anche grazie alla loro volontà di collaborare e di audire le organizzazioni. Ora, agosto è iniziata male. È iniziata male, non lo dico io, lo dicono tutti, basta girarsi intorno e chiedere. Chiaramente ringraziamo tutti i turisti che sono in Abruzzo, ringraziamo quelli che la ripropongono come scelta delle proprie vacanze e quella che la consigliano. Dobbiamo lavorare molto di più su questo aspetto. Il problema è un problema verticale nazionale, ma ogni territorio deve pensare a casa propria, ogni regione, ogni provincia, ogni comune. Su alcuni argomenti ho convocato un consiglio regionale. Oggi pomeriggio lanceremo un comunicato per chiarire definitivamente le nostre posizioni, anche severe, nei confronti di chi vuole minimizzare o di chi si vuole accontentare del mal comune mezzo gaudio o del meno peggio. Noi non abbiamo questa storia, non veniamo da questa tradizione e non abbiamo mai ambito al meno peggio o al mal comune mezzo gaudio.